Commissario, siamo pronti. Beva, ne ha bisogno. Gentile da parte sua. Si figuri. Allora, un avvocato d'ufficio è stato contattato e sarà qui a momenti. Nel frattempo, se ne va, potremmo fare quei chiacchiere in merito a quello che è successo. Che ne dice? Sarà un interrogatorio lungo abbastanza. In ogni caso, questo silenzio non può controllarlo all'infinito. Non trova sia un bel colore il blu notte di questa danza. Non saprei, non sono un esperto di colori. Sicuramente direi che è blu senza alcun dubbio. Ma le sembra il momento di giocare a indovinare i colori? Io non credo. Ma io non sto giocando. Sto soltanto partendo da un altro punto di vista. Del resto non è lei che mi ha chiesto di spiegare. Si aspettava che io sostenessi un interrogatorio di quelli standard, che partono dal principio e arrivano alla fine. E io preferisco cominciare dalle sfumature, dal particolare al generale. Però, curioso, di solito negli altri interrogatori si raccontano menzogne, o si prolungano i silenzi, si ascoltano follie o si asciugano l'anime. Non mi risulta che si spieghi in che modo si voglia raccontare la propria versione dei fatti, come se fossimo a una conferenza stampa di presentazione di un libro, o che so, di un film. Se ancora non l'ha capito, lei è qui perché ha confessato di aver premeditato e portato a termine l'omicidio della sua intera famiglia. Ma guardi che io so perfettamente che cosa ho fatto. Né ho mai pensato di fuggire, né emotivamente né fisicamente. Sì, è vero, mi avete arrestata alla stazione mentre stavo per salire su un treno per Monaco di Baviera, ma in realtà io non sarei salita su quel treno, era solo un po' di scena. In realtà avevo anche pensato di anticiparmi, di costituirmi. Però poi sei tornata la solita persona di un tempo, con le mie fragilità, le mie angosce, il mio perbenismo, il mio saper distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. E allora poi quello che ho fatto non avrebbe avuto un senso. Perché? Lei crede che agendo così gli abbia dato un senso? Beh, anche i fatti più atroci possono avere un movente condivisibile. Certo, spesso è impopolare, ma che importa? Ho l'impressione che non le serva un avvocato, si difende benissimo da solo. Ma guardi, so che si tratta di una formalità imposta dalla legge, ma io non ho bisogno di un avvocato, io non ho intenzione di negare quanto ho fatto. Se vuole possiamo ripartire da dove avevamo cominciato, dal colore di questa tazza, dal blu notte. Cosa vuole che le dica? Partiamo da dove le pare. Per anni ho pensato che quel colore assomigliasse a me. C'è un filosofo, uno svizzero, sa, un tale Max Luscher. Lui ha elaborato una teoria dei colori, una teoria che li mette in relazione alla personalità di ognuno di noi. E secondo questa teoria, ad esempio, il rosso sarebbe il colore delle personalità forti, e il giallo invece sarebbe il colore degli spiriti liberi. E forse anche mia sorella era un giallo, con le sue fobie improvvise, con le sue odiose gomme da masticare e con i suoi terribili vuoti all'università. Ma io no. Io sono sempre stata un blu notte, un blu spento, esausto.
E con una simile indole lei forse penserà che io debba sentirmi un mostro per quello che ho fatto. E invece no. No, mi sento serena, tranquilla. Quello che ho fatto era giusto. Ed era giusto anche il momento in cui l'ho fatto. La sera di Natale. Lo scenario perfetto. La famiglia si riunisce, si mangia insieme, si scartano i regali. Ma il regalo perfetto l'ho fatto a me stessa. Certo, mi sarei risparmiata quel penoso spettacolo di convulsioni al quale ho assistito, ma sa, l'arsenico è l'arma migliore, è privo di odori e quindi sciolto in una minestra non lascia tracce. Certo, un po' mi è spiaciuto per il fidanzato di mia sorella, è stato invitato all'ultimo momento e non avevo il tempo per organizzare un piano alternativo. Né c'era spazio per i sensi di colpa. E così l'ho fatto. Pluk, pluk, pluk. Che cosa gli hanno fatto i suoi familiari per meritarsi una morte tanto orribile? Non mi hanno mai ascoltata. Ascoltare è importante. Invece loro mi trattavano come un jukebox. Metti la manettina in Andrea e Andrea canta la canzone che desideri. Dovrei sentirmi un mostro per quello che ho fatto, per il motivo per cui l'ho fatto. E invece no, perché il motivo è soltanto il pretesto di un malessere che mi era troppo a lungo per poter essere gestibile. Sai, io ho sempre voluto dipingere per esprimere le emozioni che mi porto dentro. E a 18 anni ho anche vinto un concorso locale con un notturno raffigurante un uomo in una strada di paese. E chissà, sarà finito nel ripostiglio di casa, dimenticato. Non lo so, sono confusa. Deve essere il freddo che cancella i ricordi, ma rinvigorisce la forza. La mia famiglia mi ha riso in faccia quando ho detto che avrei ricominciato a dipingere, però stavolta sul serio. Anche se non fosse una battuta, che avrei lasciato il mio ufficio in cui lavoro come architetto e che sarei stata per la prima volta un rosso perfetto. E d'altro canto perché non avrei dovuto? Loro, dall'alto dei loro sguardi di sufficienza, sono stati di tutti i colori possibili. Sono stati marroni, sono stati fucsia, sono stati verdi, gialli. E io invece, sempre un blu spento, un blu notte. Di restare solo un blu notte, senza mai tracce di rosso o di giallo spirito libero. E loro mi hanno deriso e mi hanno trattato con sufficienza. E allora io ho immaginato gli occhi delle persone, come mi avrebbero guardato, come sarebbe cambiato il loro sguardo osservando l'architetto 26enne di successo, Andrea D'Apporto, far fuori tutta la famiglia. Ho provato un brivido lungo la schiena. Lei esprime un disagio dell'amore portato dentro per troppo tempo. Ma per questo genere di situazioni esistono i medici, lo sa? Uno psicologo, uno psichiatra, e forse anche un buon amico deve essere utile. Quello che ha fatto, i motivi per cui l'ha fatto, non reggono alcuna giustificazione. Ma io non sto cercando alcuna giustificazione. Non mi aspetto che lei capisca o condivida le mie motivazioni. Io adesso sto bene. Dove si è procurata l'arsenico con cui li ha avvelenati? Abbiamo visite. Prego. Prego, avvocato, si accomodi. È tutta sua. Ma avverto, non è un cliente come tutti gli altri. A lei piace partire dal particolare, al generale. So di cosa l'accusano e so anche che ha immediatamente confessato.
Cerchiamo di lavorarci un po'. Vuole raccontarmi un po' la dinamica? Non trovo sia un po' di cuore. Sopra i carri in maschera.